Gesù dice: io sto alla porta. Non siamo noi che ci avviciniamo al Signore, è Lui che si è avvicinato a noi. È Gesù che ha cambiato la nostra vita e il nostro cuore. Gesù è paziente, non si trova di passaggio. Gesù non è uno che passa, bussa e poi va via subito, immediatamente. Ecco, Gesù non è uno spedizioniere. Gesù non viene a bussare per darci qualcosa. Gesù sta alla porta, staziona, si ferma, perché vuole compiere un'opera meravigliosa, perché Egli ci ama. E vogliamo ringraziare il Signore perché Gesù ha stazionato sulla porta del mio cuore, del tuo cuore, del nostro cuore. Gesù bussa perché vuole entrare. Gesù bussa perché vuole farsi sentire. Gesù bussa per dirci: io sono qui, io voglio fare un'opera grande nella tua vita, io voglio cambiare il tuo cuore. Se al di fuori di quella porta c'è Gesù, se Gesù non è all'interno di quella porta, non è nel nostro cuore, non possiamo essere illuminati, regneranno le tenebre. Gesù è venuto per aprire gli occhi del nostro cuore. E se Gesù è all'esterno del nostro cuore, non potrà certamente operare. Gesù vuole avere un contatto diretto affinché noi possiamo davvero recuperare la vista. Senza Gesù non c'è vita. Senza Gesù non puoi dire di aver gustato la vera vita, l'essenza vera della gioia, della pace. Senza Gesù non puoi gustare la potenza del perdono di Cristo Gesù. Chi è che vuole fare del bene all'anima nostra? Chi è che ci può amare più del nostro amato Cristo Gesù? Anima cara, se vuoi gustare la presenza dello Spirito Santo nel tuo cuore, beh, apri quella porta.